scambio tra studenti di diverse nazionalità per quello che riguarda il Comune di Argenta viene organizzato al momento con la città con la quale siamo gemellati, che è Castelnau in Francia. E l'esempio sono Lolita e Jennifer, che resteranno con noi per quasi un mese e mezzo. Alla base dei presupposti che ci hanno portato a gemellarci con la città di Castelnau c'era appunto anche la possibilità e l'opportunità di avere interazioni tra i nostri giovani e i loro giovani. Diciamo che nell'epoca della globalizzazione, dove sono state comunque abbattute le frontiere, è ulteriormente necessario che ci siano appunto questi scambi, che non devono essere solamente dei confronti sul mondo del lavoro, ma anche degli scambi e dei confronti sul modo di divertirci, su quelli che sono gli interessi dei nostri giovani rispetto agli interessi dei giovani francesi. Quindi al momento l'amministrazione sta compiendo degli scambi in questo senso con la città gemellata, e questo non esclude che in futuro ci possono essere scambi anche con ragazzi di altri paesi, anche perché abbiamo un'ottima opportunità che è l'università da noi, che tiene degli ottimi corsi a distanza, e può essere che appunto nell'ambito di questo percorso formativo e didattico ci sia la necessità o l'opportunità di avere anche giovani di altre nazionalità. Comunque lo scambio è sempre un arricchimento, perché la globalizzazione non significa che le nazioni debbano perdere quelle che sono le loro peculiarità, anzi diventa proprio la possibilità di confrontarsi e per questo di arricchire il proprio bagaglio culturale. Ma diciamo che per quanto riguarda gli scambi con i giovani non esistono, almeno per quello che mi riguarda, non ci sono state difficoltà, perché comunque la parte più noiosa, che potrebbe essere la parte burocratica da compilare, alla fine si riduce a due domande e due autorizzazioni. La difficoltà maggiore credo stia da parte nostra nel cercare di rendere interessante il più possibile proficuo il loro soggiorno presso di noi. Quindi la difficoltà maggiore sta forse nell'inserire una persona completamente nuova, che conosce abbastanza bene la tua lingua, in quello che è il tuo lavoro, un lavoro che ha dei tempi e dei ritmi molto serrati, e cercare di far sì che appunto il fatto che lei resti in ufficio con te tutto il giorno le possa comunque giovare a qualcosa. Io non sono d'accordo con quelli che dicono abbiamo quintali di fotocopie da fare, possono farli gli stagisti. Non serve a niente, perché loro non si formano, e a te sinceramente avere un clone che fa le fotocopie serve comunque poco. Quindi ecco, forse la difficoltà sta proprio in questo, nel cercare di integrarli il più possibile in quelle che sono le tue attività giornaliere, per quello che il tuo tempo ti lascia come lavoro, e cercando di far sì che loro rientrino a casa avendo acquisito qualcosa di interessante, o comunque che può essere importante per la loro formazione futura. Questo è l'unico tipo di difficoltà, altre non mi sembra ce ne siano, anche perché la famiglia che ha ospitato Lolita e Jennifer è stata molto disponibile, e credo che possa dedicare a loro anche il tempo necessario oltre al lavoro per fare visitare Argenta, gli intorni, le città vicine. Quindi i giovani, ripeto, con i quali noi abbiamo avuto uno scambio provengono dalla Francia, perché l'amministrazione ha questo contatto con la città con cui è gemellata. Per quanto riguarda le scuole, credo, per quello che conosco, che al momento ci siano stati scambi sempre unicamente con i ragazzi francesi. Poi è chiaro che la scuola ha uno spettro più ampio di legami, e può essere che siano arrivati anche ragazzi da altri paesi. Poi ripeto, questa è l'inizio dell'esperienza, ci possono essere opportunità future che ci portano ad avere anche giovani da altri paesi. Quindi al momento noi restiamo con gli scambi con la Francia, con Castelnau.